Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Lei è Ilari. E noi Stefano. Sì, e ragazzi, ovviamente prima di iniziare questo video iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina degli aggiornamenti. Perché ragazzi, siamo rinchiusi in un casale. Sì, ragazzi, se avete visto il video precedente, che dopo andate a vedere, eccolo qui, avrete visto che noi siamo rimasti chiusi all'interno di un casale. Abbiamo trovato una zucca e l'abbiamo abbiamo rotta, l'abbiamo fatta a forma proprio di zucca di Halloween, pensando che potevamo scappare. Invece praticamente è stato, credo, un incantesimo, non so che cosa. Ragazzi, siamo rimasti chiusi qui, guardate. È notte, sono le 3 di notte, ma vi rendete conto? Siamo io e Ilari da soli qui dentro. Ilari, dobbiamo trovare assolutamente il modo per scappare. Guardate ragazzi, vi ricordate? Sì, vi ricordate, questa era una festa di un bambino o di una bambina. Sì, praticamente ragazzi, qui in questa casa abbandonata, vedete, in questo parco abbandonato è stata fatta una festa. Guardate, non c'è nessuno ragazzi, sono le 3 di notte. Dobbiamo assolutamente cercare di scappare, Ilari. Dobbiamo trovare il modo per scappare. Ma qui non c'è assolutamente nulla. Che è successo? Ho trovato qualcosa. Che cosa? Me l'hai dato. Dammelo. Che c'è scritto qui? Trova l'enigma. Ma che vuol dire? Ragazzi, probabilmente dobbiamo trovare degli indizi per uscire da questo posto. Sentite i lupi, sentiteli. Ilari, dobbiamo trovare questi indizi, sì, per uscire da qui. Io l'ho trovato un altro. Un altro indizio? Sì. Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Quale indizio hai trovato? Ragazzi, guardate, io ho tanta paura. Che cosa hai trovato? Che cos'è? Una zucca. Che vuol dire una zucca? Probabilmente la zucca è quella che abbiamo rotto. Ila, è quello che abbiamo trovato nel video precedente. Forse è questo. Ma io continuo a non capire, ragazzi. Cioè, dobbiamo assolutamente trovare il modo per uscire da qui. Ma scriveteci nei commenti se avete, secondo voi, capito come possiamo fare a uscire, perché io assolutamente non l'ho capito. Facciamo un giro qui nel parco abbandonato alle 3 di notte e vediamo se troviamo qualcosa. Ilari, dobbiamo assolutamente trovare qualcosa, vieni qui. Cerchiamo da questa parte. Cerchiamo qui, da queste parti, magari. Qua, attenta. Ilari, per favore non toccare, potrebbe essere pericoloso. Qui ragazzi, casca tutto. Qui, vediamo qui. Ila, non è questo il momento di giocare, scusami, ma lo capisci? Qua. Guardate ragazzi, è assolutamente tutto buio. Ilari, cosa hai trovato? Che cos'è? Un martello. Cosa? Ho scritto Ilari. Un martello? Ilari. Che cosa vuol dire un martello adesso? Un martello. Ragazzi, abbiamo trovato un martello di Ilari. Un martello, il martello di... Certo, il tuo martello, il palloncino. Sì. Vallo a prendere subito. Quello lì, Ilari, quello lì, sì, quello. Sì, vieni qua. Martello. Dobbiamo capire. Vediamo dove mi indica. Ma che cosa? No, quello non indica nulla. Proviamo a cercare. Senti, aspetta. Scappa, Ila, scappa. Di qua. Sì, la scappiamo di qua. Scappiamo di qua. Io di qua. Oddio ragazzi, che paura. Ho tantissima paura. Ilari, corri, ti prego, vieni con me. Vieni con me. Entriamo dentro questa casa abbandonata. Ragazzi, una casa abbandonata. No, non hai visto di pesso. Che cosa c'è? Che? Un altro foglio? Che cos'è? Guarda. Un altro foglio? Questa è una casa e c'è scritto Stefano e Ilari. Probabilmente è la nostra casa. Sì. Cioè, aspetta, uniamo un attimo gli indizi, Ilari. Allora, abbiamo un martello, una zucca e la nostra casa, giusto? Sì. Quindi probabilmente con il martello... Non lo so, non riesco a capire. Vieni qua, uniamo gli indizi, corri. Allora, ragazzi, ho troppa paura. Allora, ecco qua. Questi sono gli indizi che abbiamo, vero? Allora, quali sono gli indizi? Martello. Martello. Zucca. E casa. Probabilmente. Dov'è l'altro? Cosa? Non è... C'era un altro indizio anche? Lì. No, quella era la frase che ho scritto dopo l'enigma. Forse ho capito. Aspetta. Allora, probabilmente noi con il martello dobbiamo rompere la zucca. Ok?
con il martello, ragazzi, probabilmente dobbiamo rompere la zucca e poi forse saremo... Ma vi ricordate in quel video l'abbiamo rotta? Sì, ovviamente, ragazzi, iscrivetevi subito al canale per non perdervi tutti i nostri video. Vi siete iscritti? Adesso fatelo subito. Comunque, Ilari, proviamo a prendere il martello e cercare la zucca e rompere quella zucca, ok? Proviamo. Ilari, dobbiamo assolutamente trovare questa zucca. Dove vai? Ilari, attenta, lì è pieno di fango. Ho bagnato le scarpe. Oddio, adesso anche il fango. Sono le sabbie mobili. Ilari, scappa da lì, scappa. Ci mancano anche le sabbie mobili. Ilari, esci da lì. Scappa, scappa. Ragazzi, questa cosa a me non mi sta piacendo per nulla. Dobbiamo trovare... Ho capito. Ilari, vieni qua. Che cosa hai trovato? Certo, quello è il pezzo di zucca che tu avevi messo nel video precedente. Era la tua zucca. Dai subito una martellata. Scorri, veloce, vai. Sì, sì, ferma. Scappa. Ma dove siamo? A casa nostra. A casa nostra? Cos'è? Ma io non avevo questa maglietta. Ma ti sta chiudendo la finestra da sola? Ilari, ecco che cosa è successo. Io, vedi, ho anche un altro vestito. Io lo so cosa è successo. Cosa? Vieni qua, lo guarda che ore sono. È mattina, è praticamente è ora di andare a scuola. Probabilmente noi siamo, è come se non ce ne siamo accorti, ma dalle 3 di notte siamo passati alla mattina grazie all'incantesimo. Vai a vedere sul computer. Ragazzi, sono stanchissimo, però devo capire, devo cercare perché siamo noiosi in questo parco. Ok, ho scoperto tutto. Siamo rimasti in quel parco, Stefano e Ilari, tutti felici e contenti, la mia intrappolata dentro quel casale. Questo è solo il mio regalo per la strega. La strega se n'è andata per sempre, fine, però arriverà un'altra settimana. Alla prossima, ci vedremo molto presto. Fine. Ho scoperto tutto. Lo so perché siamo rimasti dentro quel parco. Veramente? Hai scoperto perché siamo rimasti chiusi nel parco? Tutta la notte? Sì. Perché qualche stregone è una stregoneria? No. Cosa? Ah, ho capito, quindi la strega di Halloween, cioè, ci ha chiuso lì dentro per vedere se noi eravamo in grado di trovare l'enigma e di scappare. Quindi per lei quello era un modo di salutarci e di ringraziarci? Sì. E ha detto che ci vedremo presto? Veramente? Cioè, quindi potrebbe tornare? Sì. Ah, no, non lo voglio ancora, questa è dentro casa mia. Puzza. Che ha detto? Quindi tornerà a casa da noi e si laverà. Ha detto che si lava. Va bene, ragazzi. Quindi, ragazzi, anche stavolta l'abbiamo scappata. Quindi, mi raccomando, ci vediamo domani in un altro nuovissimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina degli aggiornamenti. Non perdete il video di ieri che trovate qui sopra la mia faccia. E un saluto da Ilari e da Stefano. Quindi, ci vediamo domani.